Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi un nuovo video e vi faccio il video su cosa c'è nella mia borsa. E questo è proprio il momento adatto per fare questo tag perché mi è arrivata la borsa nuova, quindi momento perfetto per fare questo video. Ed è questa borsa della Desigual che ho preso su Amazon, vi lascio il link qua sotto. L'ho pagata sui 34 euro se non sbaglio. E oltre alla borsa ho preso anche il portafoglio, quindi con questo video vi faccio vedere sia la borsa che il portafoglio e naturalmente tutto quello che ho dentro la borsa, che vi assicuro sono un bel po' di cose. Allora, la cosa bella di questa borsa è che oltre alla borsa vi regalano anche una pochette che può stare all'interno della borsa. Appunto si lega alla borsa tramite dei laccetti. Che sono questi qua, che si possono comodamente staccare. Infatti adesso stacco e così tenete solamente la pochette, quindi potete utilizzarla con la pochette inserita oppure senza la pochette. Io naturalmente utilizzo con la pochette perché c'è un sacco di cose e in questa maniera posso dividere le varie cose a seconda di quello che metto dentro la borsa. Adesso vi faccio vedere che cosa c'è all'interno della pochette. Allora, all'interno della pochette è fatto in questa maniera come la borsa, cioè l'interno è nero con questi pallini dorati, che poi non sono dei pallini perché sono proprio dei disegnini rotondi comunque, e all'interno troviamo delle taschine come la borsa e una taschina invece grande con la cerniera. Allora, in quella con la cerniera mi sembra che non... ah sì, no, in quella con la cerniera pensavo di non aver messo ancora nulla e invece ho messo due penne. Cioè, no, non sono due penne, perché una è una penna, questa qui è la Friction ed è la 0, mi pare sia la 0,5 mm, che è quella con la punta fine, ed è una penna cancellabile. Io porto sempre dietro, se magari devo scrivere qualcosa, poi sbaglio, almeno ho la gomma per cancellare. E poi... ho anche questo evidenziatore sempre della Friction, che mi piacciono tantissimo perché non sono degli evidenziatori comuni ma si possono cancellare, quindi io per esempio sui libri utilizzo questi per vedere bene le parole chiave e quindi se poi sbaglio non c'è nessun problema perché uso il gommino e cancello tutto e ritorno alla pagina come era prima. E queste le rimettiamo nel taschino perché io sono disordinatissima, quindi mettiamo subito a posto perché vorrei che questo finto ordine di oggi almeno durasse qualche giorno. Altra cosa che troviamo nella pochette è il telefono, il mio è un iPhone 6 e vabbè, niente da dire, insomma il telefono normalissimo. Questa pochette secondo me è anche utile perché se magari non prevedete di fermarvi, insomma, se andate, per esempio quando la mattina vado al lavoro, naturalmente non mi serve il libro o l'agenda appresso, quindi perché non ho il tempo comunque di controllarla, e quindi basta togliere questa pochette e lasciare solamente il contenuto che c'è nella borsa. In questo modo quando vado al lavoro, insomma, non mi pesa troppo. E altra cosa che mi porto dietro, soprattutto quando accompagno Rebecca a nuoto, perché mentre la guardo da, cioè, una finestra grande, c'è la possibilità di stare dentro un bar, quindi prendo il tè e intanto che l'aspetto leggo. Questo è un libro che sto leggendo da poco, si chiama Metodo Mindfulness, mi è stato consigliato e ringrazio tanto per il consiglio perché mi sta piacendo tanto. E sono ancora comunque all'inizio perché sono arrivata, più o meno sono a 90 pagine. Questo è il segnalibro che mi ha fatto mia figlia, è carinissimo, bellissimo, quindi lo porto sempre dietro. E questo qui è un libro di Mark Williams e Danny Penman, magari quando lo finisco vi faccio sapere bene la mia opinione. Comunque mi sta piacendo. E poi altra cosa che ho nella borsa è il bullet journal, che per chi non lo conosce è simile a un'agenda, solamente che la potete personalizzare completamente voi, perché l'agenda comunque vi arriva completamente bianca. Comunque è un'agenda completamente personalizzabile, se cercate su Google o comunque su YouTube troverete milioni di video,
E io la trovo comoda appunto perché possiamo personalizzarla noi, disegnarla noi, quindi è più carina da quel punto di vista. E in più non avete un calendario, quindi non dovete seguire per forza un calendario che magari saltate un giorno perché vi dimenticate di utilizzare l'agenda e dopo quel giorno resta vuoto o dovete riempirlo per forza con qualcosa. Quindi questa è un'idea che magari poi vi farò anche vedere più approfonditamente. E quindi questa era la pochette, le mettiamo tutto a posto. Posso essere ordinata, posso essere ordinata, posso essere ordinata, ci devo credere. Non lo so se ci riuscirò, però ci devo credere. Ok, allora questo abbiamo fatto. Poi vabbè, ho il portafoglio, questo appunto l'ho ordinato insieme alla borsa e forse è costato sui 18 euro, qualcosa del genere, comunque non tantissimo, sempre su Amazon, vi lascio il link. Ed è veramente carino. Qua vabbè, c'ho tutte le mie carte, è fatto molto carino anche all'interno. Ha un taschino a parte per gli spicci, all'interno è viola e io lo trovo veramente molto carino. Poi si richiude qua con il laccetto e qua vabbè c'è scritto Desigual e dietro è fatto così. Poi, altra cosa che non può mancare dentro la mia borsa perché ho con il freddo naturalmente ci serve sempre è la crema per le mani. Io uso la Cold Cream di Avène e mi trovo molto bene perché non è un ticcia come molte creme mani. E ne tengo sempre una confezione dentro alla borsa, sempre se non mi dimentico. A volte capita. Altra cosa, naturalmente la spazzola. Questa è la Tangle Teaser, la trovate da Sephora. E vabbè, sicuramente la conoscete già. E poi ultima cosa è la trousse per i trucchi, cioè per i vari ritocchi, se magari, che ne so, non potete tornare a casa, è comodo avere comunque una trousse perché potete sistemarvi un attimo e insomma, se avete proprio il trucco colante o l'eyeliner spalmato sulla faccia, insomma, potete un attimo rimediare alla situazione critica. Allora, io all'interno vi faccio vedere velocemente perché sennò diventa lunghissimo il video. Allora, la spugnetta Beauty Blender appunto per fare i ritocchi, il correttore, questo è Estée Lauder, l'eyeliner che vi ho fatto vedere nell'ultimo haul che ho fatto, il mascara, questo è di Sephora, la matita per le sopracciglia, una pinzetta, questa qui è di Pupa. Vabbè, un pennello in generale per mettere la cipria, un burro cacao, un rossettino rosso e una cipria. Questa qua è di Neve Makeup dell'ultimo video sempre e una piccola mollettina. E vabbè, poi dentro ci ho messo anche il Moment perché mal di testa purtroppo ci appartiene. Ah, ecco, mi stavo dimenticando l'ultima cosa che mi porto è questo fard che vi ho già fatto vedere che è di Sephora, che mi hanno dato al compleanno. È comodo perché c'è lo specchietto, così almeno mi guardo. E quindi all'interno troviamo un blush sul pesca che vi ho fatto anche vedere su un video dei preferiti e un blush sul rosa. E questo appunto mi era stato regalato al compleanno e l'ho trovato un regalo molto carino. Poi vabbè, l'ultima cosa, così proprio ho un make-up completo. È un fondotinta e in questo caso ho messo l'ultimo che ho acquistato, che avete visto sempre nell'ultimo haul, che è il fondotinta sublime della Puro Bio. E quindi diciamo che dentro questa pochette ho il mio kit di emergenza, per qualsiasi emergenza risolviamo il problema. Adesso vi faccio vedere l'interno bene della borsa, visto che è vuota, ed è fatta così, appunto nera con questi pallini dorati, sempre come la pochette. E all'interno poi ho messo anche, perché non mi bastava il Moment, ho messo la tachipirina. E poi nella pochette grande con la cerniera ho messo gli auricolari che mi servono sempre se magari sto al telefono oppure se voglio sentire la musica e quindi mi porto sempre dietro. E poi le chiavi di casa. E niente ragazze, questa era tutta la mia borsa, spero di riuscire a tenerla in ordine perché io sono un disastro veramente, però mi sto impegnando. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettetevi un mi piace e iscrivetevi al canale se vi piace il canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze e ciao ragazzi!